Buongiorno. Microfoni. Ah già. Buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo sempre Dica. qua, ogni tanto qualcosina bisogna fare. Come vedete, se tu lo inquadri, quella fascia dove escono quei fili, praticamente lì c'era montata una fascia in plastica di giunzione fra la lamiera del tetto e diciamo, il fianco del camper. Purtroppo quella fascia si era tutta rovinata, parecchio rovinata, Scusa, Attila, lasciala stare. era brutto. Attila. Diciamo che questo è brutto, ma quella era molto, ma molto più brutta. Chiaramente nel toglierla, essendo che sono incollate con questo Sikaflex, che è un prodotto che diciamo fa sia da sigillante che da colla, per poterla togliere si è rotta a tutta pezzettini. Chiaramente rimane la fascia, quella in metallo, che quella non si è rotta, e questo che è il fascione del terzo No, stop. aspetta, scusa, le galline sopra le fragole. Ehi, no, no, dai, Via. poverina, mi hai dato una sgolacciata. Dai. Ah, ma che avete oggi? Ok. Scusa, continua pure. E quindi niente, adesso io cosa andrò a fare? Il mio obiettivo è quello di diciamo pulire bene quello, andare a creare una nuova fascia e modificare quello che era lo spessore della fascia, questa dello terzo stop, per poter ridare la sigillatura e la giunzione alle due lamiere con la funzione del terzo stop, con un aspetto un pochino più bello, perché era diventato proprio Un po' brutto come, bruttino. ok? Questo è l'obiettivo. Attila, no! Che fai? Ma che cosa hanno stamattina? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my L'hai car. tagliato? Questo sì, perché questo era quello che portava lo spessore della fascia di plastica che c'era prima. Quindi questo l'ho Ah. dovuto ridurre, perché adesso dovrò fare un tipo di giunzione diversa. Attila, no. Ehi. No. Questo devo vedere. Come? Dov'è la zappa rastrella? Dentro, Dentro qua? in fondo, sulla tua sinistra, in fondo. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck No. you, you're lost. We all know that we never really want a Questo va boss. così. So I'ma do what I Così. wanna Il do. Something I didn't problema wanna è do. Yeah, I'ma do what I want to. devo pulire sopra e Something I quella deve didn't stare wanna più giù. do. Ok. Take a six shot, stare to the face. And I wanna get lost. I'm sick Quindi. of this place. Don't Grazie.
Allora, come state notando, il problema è che questa fascia che io ho tolto aveva una larghezza maggiore, quindi devo assolutamente pulire molto bene quello che erano i segni che ha lasciato la vecchia fascia e quindi pulire tutto anche da quello che erano i residui del Sikaflex vecchio e anche con il solvente diciamo andare a togliere proprio tipo quando si passa, ecco questo è il passaggio col solvente che fa tipo da antisilicone, cioè toglie tutti i residui del Sikaflex in modo che poi attacchi bene anche diciamo quello che sarà la sigillatura che andrò a fare dopo. Chiaramente il problema maggiore, beh, come potete notare adesso non si vede molto bene nel particolare, però queste due lamiere, cioè la lamiera del tetto, sormonta su quello che è la lamiera della fiancata, cioè diciamo della parte posteriore del camper. Sono due lamiere che si sovrappongono, quindi è poi importante creare la nuova sigillatura perfetta. Quindi, avendo una fascia prima larga 7-8 cm, mentre invece quella che andrò a mettere io sarà larga circa 3, ho proprio la necessità che il filo delle giunzioni delle lamiere sia perfettamente integro, pulito e dritto. Infatti vado anche a ribattere quello che sono lo spessore e quello che era il rialzo della lamiera dove c'erano le vecchie viti, e soprattutto lì esce anche il filo della terza luce che anche lì sto pulendo molto bene, perché andrà di nuovo sigillato in modo che quando piove o quando nel tempo non faccia infiltrazioni. Oltretutto c'era anche la vecchia scritta Caravan International che io ho tolto perché era brutta ed è più bella diciamo senza scritta che una scritta brutta. Come vedete sto ribattendo quello che erano i rialzi fatti dalle vecchie viti, e quindi la parte diciamo del camper è a posto. Adesso vado a carteggiare quello che è la fascia che poi dovrò andare a dare il fondo e il colore, quindi carteggio molto bene dopo averla pulita da tutti i rimasugli del Sikaflex, che è stata un'impresa perché ce n'era veramente tanto. Anche la parte del terzo stop che ho modificato per poterla rimontare, e a questo punto vado a dargli quello che è un fondo che va a fare da aggrappante alla verniciatura finale. Ha sbattuto molto bene perché è importante che sia miscelato molto bene. Se vedete delle immagini e mi sentite parlare e sembra che sia diverso da quello che vedete nelle immagini a quello che dico, perché purtroppo questo pezzo ho avuto un problema col microfono, quindi sto parlando e vi sto rispiegando quello che in realtà stavo facendo in quel momento, ma purtroppo il microfono era staccato, non me ne sono accorto, e quindi sto cercando di darvi le informazioni e spiegare quello che sto andando a fare, perché sennò sarebbero immagini senza audio, che sarebbe sicuramente brutto. Quindi come al solito, come ho detto, si dà una passata di questo fondo e che l'ho dato sulla lamiera, perché diciamo la parte della lamiera grattandola era venuto fuori, anche se è una lamiera penso di alluminio, però è comunque importante avere il suo fondo, perché sennò non attaccherebbe la vernice normale sull'alluminio. Ok, aspettiamo un po' che il fondo si asciuga. Ecco qua, infatti sto spiegando che a quella lamiera che ho dato il fondo, dopo che si sarà messo il Sikaflex e riavvitata, c'è questo profilo di plastica che va a coprire le viti. Adesso sto passando quello che era il 9010, cioè il colore finale. Il tetto va fatto a più riprese, perché sennò la licolatura viene in scherzo.
devo verniciare questa fascia e aspettare che asciuga, e poi devo montarla con Sticker Flex in quella fine per rivenire, e poi devo modificare il terzo stop per montarlo. Comunque devo fare un lavoro per Superman. Non fateci caso, non è normale. Rieccoci. Allora, prima avete visto un po' di traffico mentre modificavo e facevo, adesso la modifica è stata fatta, il profilo, quello in alluminio acciaio riverniciato perché era tutto rovinato, è stato montato, il terzo stop è stato modificato perché non essendoci più quella fascia di plastica l'ho modificato, e questo è il risultato, che chiaramente manca ancora la bandella copriviti, che però aspetto a montarla perché non è ancora proprio perfettamente indurito il colore, quindi non voglio rovinarla e lo farò in un secondo momento. Adesso vedete ancora quelle vitine scoperte, ma lì ci va un profilo. Non so se nel video si vedono. Non quelle. Quali? Quelle nella bandella bianca. Queste? Sì, quelle viti lì che si vedono ancora a vista, ma in realtà poi verranno... Praticamente tolto questo, l'hai verniciato, tagliato, rimesso. Fatto un po' bello, e poi dovrai finire di farlo un po' bello. Certo. Questa è la guarnizione copriviti che mancava prima. Dove l'ho messa? L'ho messa dentro? Messa nuova. Lavoro finito. Bravo Davide.